Ok, una cosa importante sempre, molto, da non sottovalutare mai la guardia, cioè questa non va bene. Sempre alta, sempre, qualsiasi cosa fate. Meno che non siete a una distanza giusta dell'avversario che non vi può colpire né con i calci né con i pugni, ovviamente, allora posso anche abbassare un po' la guardia, giusto per far recuperare un po' di sangue, alle braccia e alle spalle. Quindi molto importante sempre la guardia alta. Quindi le nocche, qua, questa zona, va ad attaccarsi alle tempie, chiudere. Poi fanno i vari spostamenti, se devo bloccare lateralmente per un gancio, oppure devo chiudermi per un montante. Un'altra cosa importante, un errore. Un errore brutto che vedo nei principianti è questo, cioè avanti i gomiti, che lascia lo spazio per i fianchi per poter colpire l'avversario. Pam! Porca miseria. Sì, chiudo la faccia, ma. Quindi molto importante avere una postura ottima, cioè avanti il busto, accovacciato, mento basso e andiamo a chiudere i fianchi con i gomiti. E lavoriamo anche con le anche, cioè il gomito ovviamente può coprire fino a una certa distanza. Quindi se noi lavoriamo anche con le anche, chiudiamo, facciamo questi block, vengono chiamati, uno e due, okay? Si lavora con le anche in maniera differente. Quindi da questa posizione, sempre guardia alta, lavoriamo sinistro, solleviamo sempre il tallone gamba dietro, uno, okay? Dopodiché lavoriamo col pugno destro, usciamo leggermente, non facciamo quasi mai questo lavoro, uno, due, dritto, eh? Cioè la testa si muove sempre, uno, due, ok? Oltretutto il colpo ha più impatto perché muovo il busto, cioè il pugno non lavora solo così. Sì, va bene, cioè fa anche male, ma non è quel male da tramortire l'avversario. Quindi lavoro sempre con il fianco. Pam, uno, ok? Pam, pam, uno, due. Pam, pam, uno, due, ok? Pam, pam, uno, due. Pam, pam, uno, due. Pam, pam, uno, due, ok? Sta volando tutto. Quindi molto importante questa postura. Ok, allora adesso lavoriamo così. Il compagno si chiude, grazie, Alex. Il compagno si chiude, non tirate fortissimo, si chiude in questa posizione. Metti così, vedono. Bam, bam, e bam. Uno, due, richiamo sempre il pugno, ok? Cambio gancio. Proviamo? Faccia a faccia. Trovati uno. Via. Ok. Tira No, sotto vabbè, qualcosa ma di meno. È sotto più. fa così. Pampa, ti Sotto prendo. più. Prova, prova. Provate in quattro allora, se non va bene. Vai. Oh, guardi alta, bravo. Sì. Sì, bravissimo, ti ringrazio, perfetto. Sì. Vai. 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 Sì, buono. No, non così, non così. Guarda, fai così. Pam, pam, e poi da qua fai questo lavoro, che è verticale. Quindi, pam, 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 così, via, sì, peccato che non siamo venuti gli altri, quelli di, capito? Va bene, sì, buono, vai, ah, infatti, infatti, conosco. Top, cambio, benissimo. Bene, lavoriamo adesso sempre con questo lavoro tecnico, jab diretto gancio, quindi uno, due, tre, boom, ok. Lavoriamo anche con la ginocchiata, adesso in questo caso lavoriamo con la destra, così, boom. Quindi uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre,
3, 4. Quando tiro la ginocchiata, il gomito sinistro, tiro la destra, il gomito sinistro va avanti per proteggere la faccia. Il pugno destro va ovviamente verso l'alto per proteggere l'altra parte. Quindi uno, così. Boom. Ok? Il contrario, cioè se io tiro destra, il gomito sinistro. Se io tiro sinistra, va il gomito destro. Quindi un'altra volta. Quindi pap, pap, pap. Ok? Uno. Ok? Quindi leggero, pap, 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 hop. Via. Tirate piano il ginocchio, eh. Compagno chiude così, pom. Ginocchio qua, guarda, chiudi. Uno, due, tre, chiudi. Pom. Esterno. Ginocchio esterno, vai. Così, guarda. Pam, pam, pam. Chiudi così, tutte e due. Così non vedo. Chiudi. Boh. Vai. Ok, molto importante è questo, non così, perché sennò ti arriverà sempre in faccia il colpo. Quindi questi si attaccano. Si attaccano, bravo. Attacca proprio bene alla testa. Ti faccio vedere la differenza. Tu stacchi, io colpisco e ti va in faccia. Invece tu gira frontalmente a me, così, bravo. Quindi tu spingi con la testa, pom, 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 ok. Quando io faccio 1-2, tu fai pam pam e chiudi bene col busto in avanti, è pronto. Pam pam pom. Lì c'è questo, vedi? Lo stesso errore, guarda. Tu sei così, devi essere così. Che adesso lui tira a me, tira a me, vai. Meno così, guarda. C'è spazio qui. Vai, vai. Ok, buono, vai. Vai, chiudi, chiudi, chiudi. Questo è un errore, eh. Guarda, faccio vedere. Tu fai così, io entro lì, vedi? Si sente. Quindi devi andare a fare questo. Busto più, ci riesci a mettere, ecco, così, boom. Quindi se io di lì non entro più perché metti il braccio, vai. Piano, 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 piano. Ok, un altro concetto, adesso facciamo una schivata più un'uscita laterale che è in rotazione. Facciamo 1-2 sempre come base. Pam pam, ok? Poi il compagno cosa fa? Attacca di gancio destro. Gancio cross. Pam pam, up, esco lateralmente. Jab jab, ok? Ci siamo? Dopodiché sparo il gancio. Oh. Quindi, pop, pop, hop, pop, pop, ah. Quindi, pop, pop, esco, ok? Pop, pop, ah. Pop, pop, esco, pop, pop, ah. Per il jab, sì, per il jab metti questo. Pam, pam, poi... Ah. Il gancio, lavoriamo... classico, ok? Questa posizione molto importante, parallelo, ok? Così, 1-2, esco lateralmente e con l'altra mano mi chiudo, non faccio questo, questo è un errore, questo va bene. Ricordatevi di abbassare un attimino la testa quando tirate il gancio destro o sinistro, cioè non sono così ma faccio questo lavoro per recuperare subito, bam, 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 e recuperare, insomma, devo lavorare sempre con dei movimenti basso, entro, ok, quindi di nuovo, 1-2, esco, guardo sempre, non faccio questo, bam, jab, jab, au. Faccio rivedere, pam, pam, guardo, pam, pam, ai. Pronti? Grazie, via. Il compagno rimane sempre chiuso, eh? Bam, sì. Così, guarda, faccio vedere. Chiuso, chiuso così. Pam, pam, gancio.
Bam, bam, bam. L'uscita, l'uscita. Un raggio a 45 devo fare. No, guarda, guarda, faccio vedere, vieni. No, la schiva. Pam, pam, gancio. Oh, pam, pam, pam. Raggio a 45. No, sì, però fai questo movimento con il salto. Invece di fare questo, se tu sei destro, ok? Se sei destro fai pam, pam, esco, pam, pam, pam. Se sono destro, sì, così, guarda, col destro tu fai 1, 2, esco e rotazione, così, ok? Pam, pam, bam. Anche perché se no non ne arrivano con No, ma facciamo piano, cioè non... Lotta a terra, guarda, per invogliare la facciamo molto più domani. Ah, quindi oggi... Anche devo farne via, io ho detto sugli istruttori. Ah, sugli istruttori domani, ah, ok, no, ma... se invece vuoi, diciamo, sì, sì. Fare una quota. Sì, 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 con 15 euro possono fare anche domani e facciamo molto lavoro a terra. Forza, 15 euro si mangiano una pizza e poi finita, la digeriscono dopo un po'. Vai. Sì, bravo. Solo per quelli più bravi, dici, guarda, ho visto che siete avanti. Forza. Cambio, bene. Quindi molto importante la schivata, eh. E l'uscita a 45. Cosa succede? L'avversario non ti troverà più nella posizione in cui eri prima, perché si chiude, è normale. E se rimane scoperto, lo beccate. Dipende anche dal livello comunque tecnico che uno ha, perché molte volte trovi l'atleta che tira il jab e contrattacca con col gancio. Okay. Quindi abbiamo lavorato in questa posizione con l'uscita. Oppa, pa. Beh, adesso lavoriamo con un po' più di... Aggiungiamo le gambe praticamente, facciamo gancio-gancio, adesso il gancio lo facciamo verticale, ok? Questa posizione qua. Lo utilizzano tantissimo in Olanda, questo tipo di gancio, nella scuola olandese. Quindi, uno, due, molto importante sempre la guardia, eh? Uno, due. Gancio-gancio, facciamo sinistro-destro, possiamo anche alternarlo, eh? Quindi, lavoriamo sinistro-destro, quindi, uno, due. La rotazione del corpo è importante, il gancio, la forza del gancio non deriva dal braccio, cioè da questo, ma lavora dalle gambe, ok? Qua, busto, uno, gambe, gambe, ruota, ok? Questo è un colpo fortissimo. Perché anche se tu hai la guardia, molte volte se entra bene ti tramortisce e poi puoi continuare fino a portare l'avversario alla resa o al KO direttamente. Quindi adesso lavoriamo così, quindi 1, 2, ok? Spostamento laterale, bam! Low kick. Sinistro-destro, boom, boom, boom. Usciamo lateralmente. Possiamo attaccare anche la gamba che è posteriore. Quindi, 1, 2, 3. Colpisco con collo del piede, tibia bassa, va bene? Evitiamo di colpire con questa zona qua e con la tibia centrale. Collo del piede, tibia bassa. Qua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Proviamo? Via, leggero, eh? Sinistro? No, in testa, in testa. Potete anche alternare come volete, basso, medio. Oh, verticale. Verticale, così. Verticale, vai. Verticale? Sì, così. Ok. No, non girarlo, così. Ok. Questo, qua. Ok. Ma ti faccio vedere. Guarda come entra. Perfetto, quindi facciamo boom, boom, pam. Non girare, questo è un errore. Invece devi fare così, tu, esterno. Vai. Vai.
No, tu sei sinistro, giusto? Quindi sì. Sinistro, lavoro col sinistro. Faccio, bam, no, non alzare, perché se tu alzi entro sotto. Mai, questo non esiste. No, bam, così, 1, 2, 1, 2, vai. 1, 2, 3. Ok, quindi. Bom, 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 vai. Vai. Sì, piano piano. Allora, un modo per seccare le gambe al compagno è questo, vi faccio solo sentire. Scusami, puoi andare un attimo da Viviana? Che deve fare i diplomi. Sì. E deve sapere chi deve fare per mai. Cambio! Facciamo una sequenza un po' più ampia, va bene? Sequenza più ampia, adesso senza i pao, perché così capite meglio. Senza i pao e con i guantoni. Una piccola cosa che voglio dire ai combattenti, che scegliate di fare in piedi, cioè un combattente di MMA è un combattente che comunque deriva da sicuramente altre discipline. Un combattente di MMA deve lavorare in piedi bene e bene anche al suolo, però immaginatevi, il combattimento al suolo è molto sacrificante, quindi alcune volte l'atleta preferisce finire l'incontro in piedi, cioè a pugni e calci. Ci sono atleti, per esempio, come Wanderlei Silva, lui praticava la Muay Thai e finiva quasi sempre con delle ginocchiate, non so se adesso si è rimesso in gioco. Comunque, è importante, beh, dopo tanti anni, quello è, c'ha 32, 33 anni, è distrutto, è disintegrato, sono da ragazzini che combattono. Io ho iniziato a combattere in alcuni settori a 14 anni, quindi adesso ne ho 39. E ancora voglio dare qualcosa. Mi sono fermato per un tot di tempo per un problema al ginocchio, perché mi si è tutto rotto, mi sono operato tante volte. Però comunque la voglia e la grinta c'è sempre. Molto importante capire però che ci sono dei periodi della nostra vita in cui dobbiamo lavorare con diverse tecniche, perché adesso io con le gambe lavoro meno, facevo i calci volanti, adesso prediligo lavorare con pugni, prese e porto a terra, perché non riesco più a essere scioltissimo con le gambe. Le ho lavorate talmente tanto da ragazzino che oggi come oggi ho dei problemi proprio alle anche. La cartilagine si è consumata, insomma. Comunque, un lavoro ottimo sono le sequenze. Le sequenze bisogna essere molto sicuri, mai voi tiratele qualsiasi cosa accada. Molto importante. Se iniziate a fare così, avete già perso. Invece dobbiamo andare capofitto come un toro, quindi da questa posizione, bam bam, ok, corpo alto, om, corpo, boom, sinistro al fegato, sinistro alto, ok, di nuovo sinistro alto, di nuovo sinistro al fegato, circolare destro, faccio rivedere, quindi 1, 2, vedete cosa faccio, non faccio questo, 1, 2, ok? 3, 4, 5. Sto sempre muovendo, perché quando io tiro uno, lui di conseguenza potrà attaccare con il gancio. Bam, bam, ok? Bam, bam, bam. Ci siamo? Ancora. 1, 2, 3, 4, 5. Importante muovere il corpo, eh? La forza del pugno lo dà il corpo. Se faccio così, non faccio niente. Quindi corpo, bam, bom, ah, bom, ok, bom, bom. Via, provare. Vai. Ok, a sinistra, poi sotto. Sì, ruota di più il corpo. Ok, quando fai l'ultimo, bom, bam, ruota di più il corpo, bravo. Molto importante che ruoti la gamba, l'anca, pow, così. Sempre la guardia, via. Come hai fatto digerire? Sì, sì, ho già digerito. Lo stai facendo girare. Ah, sì. Vabbè, non era forte, dai. Vai. Calmo, 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 troppo a fretta, guarda, tranquillo.
Vai, pam 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 pam. Boh, vedi come entra. Pulito e calmo, vai. Diciamo per attutire il calcio. Per attutire il calcio faccio così, tu. Tu, oppure alzo il ginocchio leggermente, tam, così. Ok? Vai. Sì. Vado io? Sì, il calcio pure. Tom. Ok. Vai. Boom. Fa meno male. Boom. Dopodiché cosa succede? Guarda, io faccio il calcio, ruota, gancio. Bravo, fai. Pam pam! Slancio. Sì, adesso no, controllo la posizione. E tu boom! E recuperi. Boom 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 boom! Boom! E continui. Tranquillo, non c'è problema. Ah? Per tu respiri, ne puoi. Perché? Vomitando sta. No! Vai! Dove l'hai messa? Questa, quella che ti ho regalato da te. A casa c'è. L'ho buttata via. No, ce l'ho a casa. L'ho talmente usata che comunque è uscito già tutto il marchio. Ce n'è un'altra. Vabbè, non ti preoccupare. La vuoi? Non è uscito, è sgranato, è grigio. Tranquillo. Ho già preso questa, non c'è il marchio. Io? Questa è solo per l'esibizione. Questo è un ottimo punto. Sì, 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 sì. A me. Uno che afferriamo in questa posizione, così. Uno. Ok? Dopodiché tiro pugno destro, pam, uscendo lateralmente. Uno, om. Uno, om. Uno, om. Pam. Om. Pam. Quando tiriamo il circolare sinistro, molliamo la gamba. Ok? Quindi, uno, spostamento. Pugno destro, sempre spalla alta, mai questo lavoro. Spalla alta, ok? Pap. Il pugno destro non lo tiriamo dritto, facciamo lavorare in rotazione, ok? Pam. Subito circolare. Molto semplice. Via, semplice e efficace, ragazzi. Semplice ma efficace. Ricordate questo. Vai. Va bene. Fatto tutto, perfetto. Grande, grande. Quindi una cosa importante da capire è attutire i calci. Il middle kick. Ok? Middle kick. Middle kick. Più alto. Pom. Ok. Sempre il gomito e attutiamo con l'avambraccio. Se lui mi tira calcio circolare destro, io avrò il sinistro coperto, uno, e ammortizzo con la destra. Bam. Ok? In questa posizione. Bam. Bisogna anche meccanizzare il movimento ed essere intelligenti. Da qua cosa posso fare? Cioè, non è che potete essere seguiti sempre dentro il ring e poi sarete voi a meccanizzare il ring, il tatami, quella la gabbia, a meccanizzare il movimento, cioè imparare quella struttura tecnica da poter assimilare e partire subito, cioè come sentite il colpo, pam. Cioè deve essere spontaneo il movimento. Quindi qua, pa, boom, ginocchio, pa, blocco, pam, afferro, potrei spazzare, portare a terra. Da qua continuare, sposto lateralmente, vado giù. Quindi sto già staccando tutto perché il lavoro a terra è un casino. Quindi molto importante è capire il meccanismo. La concentrazione e soprattutto i tempi di reazione. Boh, vedete, sempre alta la guardia. Pam. Adesso facciamo destra e sinistra il compagno. Quindi, pam, 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 pam. Destra e sinistra, destra e sinistra. Primo uno, poi l'altro. Solo calcio circolare. Guardia alta, via. E poi passiamo alla lotta a terra. Aspetta. Facciamo così, vieni. Vai con Carlo. Carlo, metti con lui e tu vai con l'acqua, ragazzi. Vai, così. Tu. Via. No, tu da qui, come lui tira il calcio, vai, vai. Vai, ancora, vai. Pam, vai là, pam, vai,
Bam, vai. Bam, vai. Bam, vai. Il gomito chiude. Bam, sì. Tu. Tu. Tu, via. Pop, block, block. Vai. Poi col guantone c'è anche la protezione, non sei mano nuda. No, vedi che ti è. Tu, blocco qui. Pap. Pap, vai. Uno, vai. Fatela appoggiare anche all'avambraccio. Non questo, è così. Tu. Se, tu. È un po' difficile se non lo sai fare. Ciao. Non abbassare troppo. Non abbassare troppo, se no ti entra. Vai. Allora, iniziamo il discorso del lavoro a terra. Partiamo da una presa. La baiana ha preso dell'orso, comunque. La testa deve andare a sbattere sul fianco, qua. Okay. Non faccio così, perché lui mi prenderà in ghigliottina. Se mi aggrappa... Cioè, finito. C'è una buona probabilità, va bene? Se è molto forte ed entra bene, molto difficile che esca. Dipende anche dalla conformazione della persona, però, ragazzi. Perché ci sono, c'è il collo tarchiato, i capelli rasati a zero, c'è quello, il collo alla Tyson, che anche se lo pigli riesce comunque a uscire, ha molta forza nel collo. Avete mai visto un collo taurino, no? Beh, c'è quello un po' magretti come me, come mi entra in ghigliottina, addio. Quindi meglio evitare. Quindi io tiro la testata sul fianco, qui c'è il fegato, e quindi la testata sul fegato... molto importante, quindi quando entro tum, faccio questo. Si sente un pochino. Si sente, si sente. Abbiamo mangiato cinese, stiamo a Rutti. Io mi sento una cosa qui. Ho rotto tutto. Non si è rotto. Vabbè, allora provo a fare più piano. Quindi, da questa posizione possiamo utilizzare sinistra-destra. Muoversi, cambiare, quindi giocare molto di gambe, però sempre la guardia alta, perché se andiamo a incrociare i colpi con i guantini non possiamo fare sto lavoro, è molto pericoloso, quindi lavoriamo sempre in blocco con i gomiti. L'unica cosa che mi può salvare è il bicipite. Questo farà male se vi entra un pugno qui sulle tempie, però intanto non vi entra nel setto nasale, insomma, gli zigomi, la bocca, mento, pericolosissimo, punta del mento. Mandibola, qua si può rompere. Quindi è molto importante la testa a tenerla sempre ben chiusa. Blocco e cerco sempre di entrare, okay? Poi con i gomiti corti posso lavorare da vicino. Se rimango così, se sono chiuso, e ho sempre i gomiti a portata di mano e le ginocchia. Quindi adesso cerchiamo di lavorare in questa posizione facendo delle finte in avanti per passare sotto, ok? Testa, carico, ruoto e mi porto in posizione a T. Da questa posizione, 1, 2, posso tirare la gomitata. Oppure se cambio mano, cambio presa, posso entrare in Kimura, che è molto importante. Vado in rotazione, cambio fianco, pop. Il mio gomito deve essere attaccato qui. E se faccio questo, così, lui si gira, mi prende il collo, che e cerca di farmi un blocco e togliere la leva. Quindi io vado, chiudo bene, uno, gomito, tiro sempre verso il suo collo, okay, qua all'interno, ruoto e vado in leva. Gomito chiuso. Un'altra volta. Uno, boom, due, ok? Passo e giro. Tre, destra già su col mio gomito. Ruoto, se lui si gira, perché molte volte prima di passare a questa lui cerca di ruotare, peggio per lui, in ghigliottina, perché cerco di entrare in ghigliottina. Adesso non stiamo a fare mille cose, perché sennò non ne capirete neanche una, quindi meglio poche per assimilarle, almeno una, cioè, vi rimane. Io odio gli stage, vabbè, spiego, odio gli stage dove l'istruttore fa vedere 350.000 tecniche. È bello, tornate a casa, vi sedete, aspetta, ma che cazzo ho fatto oggi? Cioè, ma che? Cosa ho fatto oggi? È bello, perché comunque è affascinante, magari l'istruttore
o il tecnico, il campione, vuole far vedere quello che veramente sa. Sono grandi campioni, eh. Però tante l'allievo base, diciamo, che vuole imparare, è importante farne 2, 3, 4, dipende dal tempo, però farle vedere buone nel concreto. Quindi va, chiudo, gomito, hop, giro, siamo così, posizione leva 4, hop. Proviamo, semplice, via, solo per imparare, vai. Tu con chi sei? Ah. Vai. Così, guarda, io sono qua. Fa male qua. Fa male? Così. Boom. Boom. Poi carico e porto a terra. Laterale. Maestro, posso fare una domanda? Sì. Quando vado con la bagnana, sì. Ma devo entrare con la gamba di lato o con la gamba di lato? Guarda, tu sei qua, faccio così. Tu e poi esco lateralmente. Così, guarda. Boom. Ok, guarda, rimettiti in posizione. Gira, gira. Ok, questa la allunghi. Questa la metti qua. Perfetto. Sei più stabile o no? Vai. No. Vai fuori, vai. Cambia la posizione. Che senso? Così. Allunga la destra. Allunga la destra. No, perché? Guarda, vai, faccio vedere. Per, vai giù. Guarda, tu sei qui, così, se lui cerca il ribaltamento allora passo su, applico questo, posso entrare anche qua e bloccare. Dopo lo ripetiamo. Sì, se lo dico io ai ragazzi. Porta lo stereo, mettiamo un po'. Sì, no, però già un protoposta. Mamma mia. Non male. Aspetta quando mi passa. Hai sbattuto, gli hai dato il colpo. Mamma mia. Cambio! Bene, allora. Non fa niente adesso. Molto importante una cosa. Un cerchio, così vi spiego due cose fondamentali. Io oggi baderei molto a vedere un lavoro di punti di pressione, perché sono importanti. Alcuni di voi li hanno già visti, stravisti, altri no magari. Altra volta a Torino da Davide, dall'istruttore che insomma lavora e ha la palestra su a Torino, Davide Novelli, ottimo istruttore e grande persona, che è venuto col gesso lì, insomma, facciamogli un applauso. Abbiamo lavorato con lo sliding, cioè il passaggio interno con il punto di pressione dietro l'orecchio. Fa un male bestia. E sì, andate tranquilli che entra, può essere grosso quanto vuoi, a meno che non sei fatto di qualcosa, che non senti dolore, ti disinibisce. Quindi, aspetta, mi metto qua, perché così mi sento più di casa. Quindi è molto importante lavorare sui punti di pressione. Lavoriamo anche su un punto cruciale, okay? Qua meridiano del polmone, qua all'interno, fa un sacco male. E niente, lo proverete adesso. fa veramente male e non è pericoloso da applicare, ma bisogna stare molto attenti e trovare la tempistica giusta per lavorarlo in combattimento. Sicuramente l'MMA sono un lavoro molto crudo e duro, però bisogna anche conoscere tutto il resto delle arti marziali, cioè i vari punti di pressione sono importanti perché vi aprono un mondo differente sulla cultura marziale e sugli sport da combattimento.
Quindi se noi iniziamo a conoscere bene i punti di pressione, conosceremo meglio le tematiche fondamentali di leve articolari ed ingressi per poter arrivare a un blocco o appunto ribadisco una leva articolare. Ci si può, cioè, si può arrivare anche ad una resa con un punto di pressione, se fatto bene. E se l'avversario, il compagno che abbiamo, è sensibile, ma lo sentiamo subito se è sensibile oppure no. Che alcuni di noi non reagiscono allo stesso modo con il dolore ai punti di pressione. Oggi vediamo quella alla caviglia e poi vediamo lo sliding e altri lavori. Quindi adesso vediamo il punto alla caviglia, fondamentale. Non so se farà male a voi, poi già passo. Beh, sento io. Quindi andiamo a lavorare in questa posizione, cioè sempre una finta in avanti. Ok? Vado ad applicare la presa in questa maniera. Devo scendere giù come se stessi afferrando per portare a terra. Quindi uno e piego qua. Guardate, fa un sacco male. Ok. Ovviamente lui da questa posizione può utilizzare questo, il calcio, pam, o il pugno. E cosa fa? Vado avanti e vado in blocco. Prendiamo la mano lì, vado in blocco. Più cercherà di liberarsi e più tirerò. Cioè mi faccio autoleva. Si fa autoleva. Quindi vado prima sul punto, avambraccio. Qui, cioè, qui abbiamo il guantone. Quindi non è che posso andare dentro così, oh maledetto muori, è impossibile. Quindi con l'avambraccio cercherò di sfregare o di colpire, fa un sacco male. Se si rialza così che gli ho paralizzato il polpaccio. Quindi ho limitato i movimenti all'avversario, mi sto già preparando la strada per un mio futuro lavoro. Se lui lavora male col polpaccio si avvicinerà a meno, quindi lo destabilizzo fino alla morte. Se è forte di pugni magari non mi fa entrare. Quindi in una maniera o nell'altra devo studiare prima l'avversario, mi butto così. Ci sono dei combattimenti che stanno un minuto aspettando il momento giusto per capire, mica rimangono lì perché hanno paura. Studia. C'è la paura, ma è molto lo studio. La vera paura, ragazzi, paura cioè nel senso di emozione, viene prima. Avete visto quando si entra, no? Nel corridoio lì, che toccano tutti la mano. Lì c'è una paranoia totale, c'è l'atleta che ragiona così, lo ammazzo, lo distruggo, sono prontissimo. Quella è paura, stai autoconvincendoti che devi andare lì e devastarlo. Autoconvinzione. Poi c'è l'atleta invece, porca miseria, allora cosa faccio? Quindi lo prendo così, se lui mi prende, lui è bravo cos'ha, io gli faccio cos'ha. C'è sempre, cioè, non c'è mai l'avversario, beh. Vado lì, gioco, lo trongo, lo distruggo, non c'ho paura, cioè, chi se ne frega, se cioè, combatti me. No? Chi di voi ha mai combattuto? Vabbè, altre cose. Sì. Oh, è vero o no? Quando entri dentro il combattimento, quando fa fight, poing, non c'è più niente, cioè tu e lui, boh, finito. È prima la paranoia. E alcune volte ti toglie quasi tutte le energie. Arrivi lì che sei un po' dopo, piano piano ti sblocchi, magari riesci a percorrere più facilmente la via. Ma la paura c'è sempre, di prendere un colpo, della sconfitta, insomma di tutto il resto che conosciamo, che è un fighter e che conosce la vera via del combattente. Ok, quindi da questa posizione qua, attacco, vedete che non faccio mai questo, ma esco sempre lateralmente per arrivare prima possibile alla caviglia. Gomito, boing, subito, ok, piego, punto, piego. Qui rompiamo il ginocchio. Io penso che se l'avversario è intelligente, batte prima. Faccio rivedere. Guardia sinistra, pugno destro, io faccio col palmo ma è un pugno, pugno, passo giù, gomito, posso colpire, passo all'interno, ginocchio, mio ginocchio all'interno, qua, pop, afferro, tiro. Se io tiro. Se lui tira, tiro ancora di più, è automatico. Proviamo? Grazie. Allora, dalla punta qua. Ah, ok. Ok.
tira indietro, vai. Boh. No, dal piede, dalla punta del piede. No, troppo al ginocchio, non è al ginocchio. Piano, 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 piano. Quando sfreghi, quando mi c'è. Sì, beh, infatti si sfrega. Perché se vai, c'è il colpo. Se vai solo in pressione non lo si. No, no, si fa questo lavoro qua. Questo qua sì. Si fa questo lavoro e poi passo dentro. Vai, prova. Qua. Così. Col gomito. No, devi spremere così. Sì. Beh, ok. Allora, quando lui prende così, tu prendilo in ghigliottina. Mi tiri indietro? Sì. E tiri indietro automaticamente, guarda. E vado. Sì. Ah, io sono qua e faccio boom, entro dentro. Premi, premi. Ok. A posto di sfregare potete anche colpire direttamente, cioè porto giù, bam, ok? Piego e tiro. Bene, possiamo iniziare, cioè, prima facciamo lo sliding e poi il combattimento. Allora, adesso facciamo l'entrata col pollice, tricchete. Quindi, adesso lavoriamo, siamo in clinch, va bene, in questa posizione. Ok, lo destabilizzo, pam, ok? Pam, pam, oppa, qua. Carico, porto giù e vado giù in questa posizione. Lui si chiude, okay, in questa posizione. In questa posizione con il guantino applico questo lavoro. Così, scivolo qua. Così. Così. Scivolo fino ad entrare dentro la mandibola, così. Però passo da dietro l'orecchio, eh. Così, tac, e dentro dentro. Qui lui ha poco spazio. Quindi, lui si chiude. Qua, così. Tutte e due. Qua, e passo dentro. E ti faccio provare, vieni. Vieni. E siamo qua, ticchete. Lui chiude, perché questo paradenti lo togli, dai, che schifo. Bravo, lo chiudi, mettilo all'interno, ecco. Poi lo lavi, poi lo lavi. Proviamo. Dai, ricordi. Scivolata interna. Così. Col pollicione? Sì. Allora, noi siamo qui. Uno, due, tre. Spazzo. Spazzo. Giù e si chiude. Se fai così, ok. Lo utilizziamo quando facciamo, io faccio sicurezza. Sì. Quando questo qua giù, ah. Vuole alzarsi, allora sì. Qua, lo tiri su, ma che è diverso. Sì, però questo è sliding per entrare in ghigliottina. Sì, sì, uguale, qua. Uguale. In questo sì. Caso vai su. Parte qua però scivoli all'interno. Esatto, in passi da sotto. Fai questo. E... Sì, è diverso, sono due cose, però sì, sì. È questo, se è buono quello, cioè calcio laterale, se è buono si fa così, non è che c'è il movimento. Appunto, appunto. Se il calcio è buono, punto. Sì. No. No, così guarda, cioè noi siamo qua in clinch, sì. Così. Boom. Piano, boom. Boom. Ah, ok. Ma tu vuoi scambiare un po'? Ce la fai a scambiare un po'? Scambiare un po', ce la fai? Leggero. Sì, sì, ok. Grappling. L'atleta non si ubriaca in discoteca, non va in discoteca. Ci va rarissimo, se ci va, la mattina va a correre, presto, poi va al lavoro, se c'è il lavoro, il pomeriggio si allena, chiede di allenarlo il maestro in privato, quello è l'atleta che inizierà il percorso per poi diventare un probabile futuro professionista. Bisogna fare anche i promoter, nel senso che c'è una gara, c'è un incontro, c'è un match, da fare,
mi chiamano, Rama, hai degli atleti? Io chiamo lui, bene, incontriamo, c'è la borsa, 1000 euro, 700, classe A, quindi si va per borsa e poi diventi professionista quando hai una borsa. La borsa non è la borsa di scuola Invicta, è la borsa che ti danno per il match, per l'incontro. Ci sono atleti che prendono tantissimo, anche 70.000 euro a match, per dire. Ci sono borse negli Stati Uniti molto più alte, dipende da cosa vuoi, cosa stai facendo. Quindi, Un contatto di stipendi 70.000 euro. Lo stipendio, sì, sì. Cioè in base rapportato in Italia con l'euro, negli Stati Uniti ci sono delle borse incredibili. Ovviamente c'è un percorso da fare, non è che dura tantissimo, 5, 6, 7, forse 10 anni, poi sei un po'... amico, compa, a 40 anni sei da prendere, da buttare in mondi, cioè, poi in Thailandia a 27 anni, 30 anni sei da prendere, da mettere dentro lo sgabuzzino, chiudere, se c'è puzza è morto. Vabbè, quindi molto importante avere la concentrazione. Se vuoi diventare un atleta devi seguire una regola: allenamento la mattina, pomeriggio, giusto, recuperi, alimentazione, è così, se no sei mediocre. Senza dare il massimo non si ottiene niente, lo dicono tutti, lo diciamo tutti noi tecnici, così. Quindi adesso facciamo un po' di combattimento leggero, facciamo dei combattimenti 3x2, va bene? 3 round a 2 minuti, tranquillo. Chi deve combattere si mette i guantoni, gli altri invece si mettono a bordo per chiudere qua. Siete partiti per chiudere. Thank you.
Thank you.
immagino, già, alza la guardia. Thank you.
Ciao, ciao.
Grazie.
Ne sia uno ma uno. Va bene, si è migliorato, sì. Però prima mettiamo in pratica quello che non si fa. Vai, 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 vai